Ehi ragazzi, buongiorno. Vigilia di Ferragosto. E che cazzo di Ferragosto? Non si vede un cazzo, c'è troppo sole, ragazzi. Se sto cosa lo fermo qua, poi dopo non si sente più un cazzo. Niente ragazzi, video per la situazione appunto che sta succedendo. Ma comunque, Condobbia che è uno dei tanti, che anche con le altre squadre ci sono, ogni squadra ha la sua pecora nera, no? No, questo di qua è diventato il problema dell'Inter, giustamente, perché questo di qua non si è presentato agli allenamenti. Quindi, purtroppo ormai non ci sono più contratti, non c'è più un cazzo da rispettare, ormai ognuno fa il cazzo che vuole in questo calcio di merda, che fa veramente schifo e pietà, pieno di soldi che non si sa da dove arrivano, pieno di sfracelli, quello che compra 222 milioni Neymar, 180 vuole comprare il Mbappé, per cui ognuno si monta la testa, ormai è finito tutto, il calcio vero e proprio è finito, ormai si va da dietro a tutti questi agenti del cazzo, questa gente del cazzo lì, che questo di Condobbia è un agente di merda, che cosa gli va a consigliare? Gli va a consigliare di non presentarsi agli allenamenti, quindi che cazzo di senso ha fare il contratto quando tu questo contratto poi non lo vuoi, tanto decide sempre il calciatore, non lo rispetti, punto e basta, quello è. Ma non è solo Condobbia, che vedi Keita, che lo dito spesso è stato criticato, ma c'ha ragione, quando prende posizione, costa e merda, che guadagnano un sacco di soldi, guadagnano, e hanno pure il coraggio di fare così, non se ne capisce più un cazzo, qualcuno mi ha scritto, perché voi continuate sempre a criticarlo, ognuno se ne va, ma come faccio a non criticarti se fai schifo? Come faccio a non criticarti? Poi tra l'altro Condobbia non è nemmeno stato mai criticato o attaccato come sono stati attaccati alcuni, quindi bisogna pure dire che non è vero che è stato attaccato chissà che, ma grazie al cazzo, ma se fai errori dopo errori, è stato pagato un botto di soldi, ma tu vuoi pretendere magari una sufficienza in un'intera stagione, magari con alti e bassi, però comunque una sufficienza, non puoi fare 34 partite di merda o 30 partite su 34 di merda, 38 quelli che sono, e pretendere che il tifoso non ti critica. Come fai a non criticarlo? Perché voi quando ci da mettere in croce un giocatore, ma grazie, di che calciatore stiamo parlando, signori miei? Di che calciatore stiamo parlando? Siamo sempre là a parlare sempre di Nakatomo, che è ancora là. Di cui stiamo parlando? Di Ranocchia, che ha fatto due partite nelle amichevole e si è rotto pure, che sono fatte di cosa? Sono fatte di vincere. Ma per cortesia, ragazzi, per cortesia. La verità è un'altra. La verità, ragazzi. La verità è che ormai decidono loro quello che fa e quello che non fa, e se non si trovano bene perché vengono criticati. Ah, se fuori criticate, io me ne vado, non mi presento all'allenamento. Allora, nella clausola dei contratti metti che se il giocatore viene ingiustificatamente assente, è assente, ingiustificato, un mese di stipendio. Un mese di stipendio secco, pom! E te la fai mettere nel culo, poi voglio vedere se viene ad allenarti. Gran pezzo di stronzo che non sei altro. Che cazzo hai dimostrato per meritare pure, per fare pure tutto, avere tutti questi atteggiamenti? Che cazzo hai dimostrato? Sta minchia hai dimostrato? Che hai dimostrato in due anni che sei lì? Che fai cacare? Cos'hai dimostrato? Cos'è che hai dimostrato? Che sei lungo 2 metri lì e non riesci ad entrare in forma nemmeno a marzo? Cos'è che hai dimostrato? Con Doppia di che cosa ti lamenti? Le critiche e tutto fanno bene a farte. Tra l'altro Spalletti, poveretto, gli aveva anche parlato, dice sopra di te ho grandi cose, che poi comunque c'ha una stazza, un fisico che potrebbe buttare giù il mondo, invece ce lo vediamo a fare delle partite di merda, che ha fatto un gol bellissimo l'altro giorno, bellissimo proprio.
Mamma mia, l'autogol più bello, io l'ho detto, è entrato nella storia per l'autogol. Questo entrerà nella storia per l'autogol. Questo. Ragazzi, purtroppo ormai è così. C'è chi un cazzo deve fare. Così. Gli decidi, gli girano i coglioni e quindi praticamente uno che prende 3 milioni e mezzo ogni testa gioco. Ok? Gli girano i coglioni e si permette di non presentarsi all'allenamento, di non fare più un cazzo. Questo, questo. Io spero che prendano veramente dei provvedimenti, ma questa dirigenza mi lascia poco sperare, nel senso che non mi piace, voi lo sapete come la penso, quindi non è che cambio. Detto ciò, non è che significa che sono contro l'Inter, cerco e sempre tifferò la mia squadra, però è ovvio che ci sono delle cose che mi lasciano scontento, però vabbè, quello è un altro punto. Ma io spero che lì prenda provvedimenti e lo butta in banchina, non ne vogliamo soldi, lo devi buttare in banchina, là in tribuna lo devi buttare, un anno. Vaffanculo in tribuna, cosa che ci perdiamo? Cioè, se ne vuole andare a Valencia, che quelli lo vogliono in prestito, senza obbligo di riscatto, senza niente. In prestito. Cioè, tutti questi cazzo di soldi che l'abbiamo comprato, come mica li recuperiamo? Ma quando pensate le cose? Ma ti può andare mai a Valencia che quelli non vogliono, sono presi attaccati per i piedi, che non vogliono uscire un centesimo, che ancora Murillo non si sa se va, viene, che poi bruciamo i giocatori facendo così, combattendo con società di merda come sto Valencia che non c'ha una lira per imbiccarsi. Poi il giocatore lo paghi, punto. Vi saluto, vi faccio vedere che alla fine lo svendiamo, perché così finirà.